La Procura di Arezzo ha aperto un'indagine sugli scontri di domenica 8 gennaio tra ultras del Napoli e della Roma sull'autostrada del Sole davanti all'area di servizio di Badia Alpino. Il fascicolo ipotizza i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. 9 i tifosi indagati, 3 sostenitori della Roma e 6 del Napoli, tutti coinvolti nei disordini. Secondo quanto emerge, i 9 tifosi indagati sono stati chiaramente riconosciuti dalle forze dell'ordine sul posto e nei filmati degli scontri. Tutti e 9 sono già stati sottoposti a DASPO dalle questure delle città d'appartenenza. A loro gli investigatori delle questure di Roma e Napoli, con cui quella di Arezzo lavora in sinergia, sono arrivati attraverso la comparazione tra i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio, quelli di video privati fatti con i cellulari da automobilisti in transito e immagini registrate allo stadio. Molti tifosi durante gli scontri erano coperti da cappucci e questo rallenta il lavoro di riconoscimento, ma le indagini proseguono e dunque il numero degli indagati è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, mano a mano che verranno accertati il coinvolgimento e le responsabilità dei singoli tifosi.